Rocco Fredella spara a zero contro Gemma Galgani e parla della sua nuova fidanzata. Brizzolato, affascinante e determinato, è così che Rocco Fredella è apparso agli occhi di Gemma Galgani, a Uomini e Donne Over. Il cavaliere pugliese è approdato in trasmissione per corteggiare la storica dama torinese e in un primo momento sembrava anche che l'avesse già conquistata. Ma durante la frequentazione qualcosa non è andato per il verso giusto. L'uomo in questione è apparso molto plateale, quasi come se volesse di più piacere al pubblico che alla stessa presunta compagna di vita. La protagonista però non si è fatta bindolare e ha capito che il galantuomo in questione puntava in realtà alla notorietà. L'ultima volta che abbiamo visto Fredella sul piccolo schermo è stato durante una delle ultime puntate del programma dedicato ai sentimenti. Ed è proprio in quell'occasione che il pugliese aveva dichiarato le sue intenzioni, ovvero abbandonare per sempre il programma. Rocco però nelle ultime ore ha rilasciato un'intervista al settimanale Uomini e Donne Magazine, nella quale non può fare a meno di sparlare della Galgani. Ma non solo, parla anche della maniera in cui ha conosciuto la sua nuova fiamma e delle dame che ha frequentato subito dopo Gemma. Ecco le sue precise parole. Ho trovato una ragazza e ho conosciuto attraverso il mio agente dell'Emilia Romagna. Avevo sentito parlare di lei quando ho commissionato la maglietta, che poi sfoggiato anche in trasmissione con la scritta «Se incontri me non sono azzurro, ma principe». Mi erano stati proposti tre modelli, quello che ho scelto e poi indossato per gioco in trasmissione. L'ha realizzato lei, che fa queste cose per hobby. Di lavoro fa tutt'altro, gestisce un salone di bellezza. Voglio però chiarire immediatamente che la mia uscita dal programma non c'entra nulla con la mia nuova compagna. Fino a che sono stato un ospite di Uomini e Donne, non ho mai frequentato nessun'altra donna, anche se ne avrei avuto l'opportunità, perché ovviamente quando si partecipa a una trasmissione televisiva è più facile essere riconosciuti e benvoluti. Io negli 8 mesi durante i quali sono stato un cavaliere del parterre del Throne Over mi sono sempre comportato bene e la mia uscita di scena non è da attribuire a questa persona che ho conosciuto fuori. Non lo è nella maniera più assoluta. I motivi della mia uscita dal programma, come ho detto, sono sostanzialmente due. Per prima cosa ho avuto e ho ancora dei problemi economici e in secondo luogo perché purtroppo a Uomini e Donne non sono riuscito a trovare l'amore. Non ce l'ho fatta nonostante sia stato dietro a Gemma per tantissimo tempo, credendo veramente in noi, fino a che non ho capito di essere stato preso in giro e ho compreso che non ero e mai sarei potuto essere l'uomo giusto per lei. Così alla fine sono crollato anche perché le dame con cui sono uscito dopo Gemma non si sono fatte più sentire dopo il mio primo appuntamento. Nonostante ogni volta dicessero, erano state benissimo in mia compagnia. Hanno preferito quegli uomini che a quanto ho visto poi non le hanno trattate bene. Durante il mio percorso ho dato, ma non ho mai ricevuto, delle donne con cui ho tentato di instaurare un rapporto. Poi Fredella confida all'intervistatore di aver sbagliato a mandare via le donne che si recavano lì appositamente per lui. Ecco come si è espreso Rocco a tal proposito. Ho sbagliato a mandare via ogni volta le donne che venivano appositamente per me, ma l'ho fatto perché, essendo attratto e preso da Gemma, essendo in balia della nostra conoscenza, non sarei mai riuscito a gestire una doppia frequentazione. Quando sono uscito da Uomini e Donne e anche prima di prendere questa decisione, ero distrutto, perché mi ero reso conto di essere solo. Non avevo amici e non avevo nessuno. Ha presente quegli attori come Robin Williams che fanno sorridere tutti, ma poi in realtà fanno gesti estremi perché sentono il peso della solitudine? Ecco, io ero così.
attualmente l'ex cavaliere di Uomini e Donne, si è fidanzato con Dora. Ecco come racconta il momento nel quale l'ha conosciuta. Dopo averle commissionato la maglietta, senza neanche sapere chi fosse, il mio agente mi ha invitato a una sfilata, dove c'era anche lei. Lì ci siamo conosciuti e piaciuti sin da subito. Io ero già fuori dal programma. Capisco che a molti sembrerà prematuro che io sia innamorato di lei, ma io sono fatto così, ragiono di pancia, e chi mi ha seguito dovrebbe saperlo. Con mia moglie mi sono sposato dopo 6 mesi. Quando l'ho conosciuta, dopo 4 giorni ero con il trolley davanti a casa sua per iniziare una convivenza con lei e in pochissimo tempo l'ho trascinata sull'altare. Il nostro matrimonio è durato 14 anni. Il giorno in cui ho incontrato Dori, lei mi si è avvicinata e mi ha detto che le dispiaceva per quello che mi era successo in trasmissione, il giorno in cui ho deciso di abbandonare il programma. Lei è una ragazza bellissima, ha 45 anni, ma il corpo di una ventenne. È la donna perfetta per me e l'ho capito nel momento in cui ha dimostrato di saper capire i miei momenti burrascosi. Lei mi coccola, mi tranquillizza, mi spiazza, mi fa sempre sentire amato. Fin dai primi giorni della nostra relazione mi ha sempre cercato, riempito di telefonate. Lei si è innamorata di quello che sono, del mio cuore, della mia sensibilità. Rocco poi confida al giornalista Mediaset di essere già andato a convivere con Dora. Racconta inoltre che insieme hanno dei progetti. Le sue parole a tal proposito non lasciano spazio all'immaginazione. Ecco cosa dice della sua nuova compagna di vita. Vivendo con lei mi sto rendendo conto che oltre a essere bellissima è una donna davvero intelligente e in gamba. Non si perde mai d'animo. Dori è una combattente di natura, piena di idee, e anche se in una coppia mi piace fare l'uomo e apprezzo quando la donna fa la donna, lei è una che sa spronarmi, sa dirmi nel modo giusto che andrà tutto bene. Io sono uno che ha le spalle larghe, ma ogni tanto pure io ho bisogno di sedermi e sentirmi dire: amore, non ti preoccupare, ci sono io. E lei lo fa, e lo fa con il sorriso. Dori fa e dice quello che volevo facesse e mi dicesse una donna. Alla fine Uomini e Donne è servito anche a me per trovare l'amore. Non l'ho trovato dentro, ma fuori, ma va bene così. Per quanto riguarda i progetti, ne abbiamo alcuni lavorativi da intraprendere insieme. Poi vogliamo cambiare casa per avere un posto che entrambi possiamo sentire nostro. Ringrazio il cielo per aver trovato Dori, che mi sta facendo vivere delle cose che da tempo non vivevo più. Fredella riferisce anche un particolare degno di nota. Dora lo seguiva già a Uomini e Donne Over e addirittura aveva scritto alla redazione per andarlo a corteggiare. A detta sua, il destino però li ha fatti incontrare al di fuori dagli studi televisivi. Ecco come ha spiegato quest'ultimo concetto. Io sono un uomo che crede molto nel destino e se scatta il colpo di fulmine non ci si può fare nulla. Sono un istintivo, non ho figli di cui occuparmi e a cui rendere conto, quindi ascolto solo me stesso. Quando sono uscito dalla trasmissione ero devastato e l'unica persona che avrebbe dovuto venire a consolarmi vedendomi in quello stato, anche se tra noi non è andata, che avrebbe dovuto farmi un in bocca al lupo per il futuro, non l'ha fatto. Gemma è una che piange anche quando si versa per terra un goccio di latte, ma quando mi ha visto in quelle condizioni non ha fatto nulla. E la gente condanna, ma se mi innamoro di una donna quando quella che ho corteggiato per mesi si è infatuata di altri uomini mentre io ero ancora lì per lei? Stanno dicendo delle cose orribili su me e lei e mi stanno deludendo soprattutto le donne. Non dovrebbero giudicare solo dall'aspetto fisico una persona, in particolare se si tratta di una donna come loro. Non la conoscono, non sanno niente di lei, della sua testa brillante e del suo coraggio.
quello che ho letto sui social sul suo conto, benché io l'avessi preparata, non le ha fatto piacere. D'altronde c'è da dire che il 95% delle persone che mi seguono sui social sono donne e probabilmente parlano per gelosia. Secondo voi Rocco Fredella è andato in trasmissione per Gemma Galgani oppure solo per avere notorietà? A voi i commenti! Grazie per aver scelto Uomini e Donne News. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, registrati al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.